A distanza di giorni, la Petruzziana Sport di Teramo, società che gestisce dal 2018 l'impianto Acquaviva della città Prutina, è tornata a parlare in merito all'argomento piscina Le Naiadi di Pescara. La Petruzziana, già nel maggio scorso, tramite una PEC, aveva chiesto alla Regione Abruzzo di valutare la possibilità di affidare in concessione, anche temporanea, l'impianto pescarese, precisando che la stessa società sarebbe già in grado di riaprire l'impianto in tempi celeri. Un'altra comunicazione è stata inviata lo scorso 4 giugno alle organizzazioni sindacali, dove la Petruzziana si impegna ad una graduale riassunzione dei dipendenti della precedente gestione. Nel marzo scorso, però, il Consiglio Comunale di Pescara, in seduta straordinaria, aveva confermato la volontà a gestire direttamente l'impianto di Viale della Riviera attraverso la società Pescara Multiservice, ma pare che negli ultimi giorni alcuni problemi burocratici possa far saltare questa operazione. Domenico Narcisi, uno dei soci della Petruzziana Sport, fa sapere come ad oggi non c'è stata nessuna risposta da parte degli organi politici e sindacali alle proprie richieste. Un impianto sportivo è giusto che vada a una società sportiva. Noi stiamo aspettando una risposta alla regione che ancora non ci ha dato. Abbiamo letto sugli organi di stampa che praticamente stanno chiamando una società sportiva di Roma che avrebbe partecipato al bando di 3 anni fa, ma il bando abbondantemente scaduto, che non prevede neanche lo scorrimento della graduatoria, quindi non si capisce questa scelta. Noi stiamo ancora aspettando, ma insomma le Naiadi, i dipendenti sono rimasti senza lavoro, una struttura di quel tipo è chiusa già, mentre potevano già riaprire, come abbiamo riaperto questa di Teramo. Stiamo aspettando. Sì, diciamo che siamo esclusi anche perché non hanno neanche verificato i requisiti, perché se verificavano i requisiti avrebbero visto che noi abbiamo tutte le carte in regola per poter sostenere una gestione di quel tipo, no? La Petruzziana Sport, oltre alla gestione della piscina, si dice pronta, qualora fosse il nuovo gestore, a far ripartire l'attività agonistica di nuoto e pallanuoto. Noi ci tenevamo anche per far ripartire l'attività sportiva, perché come sapete a Pescara tutta l'attività sportiva agonistica del nuoto e della pallanuoto, dove c'è una grande storia, è ferma, no? Perché addirittura il derby della pallanuoto di Pescara si è giocato ad Ancona, capito? Quindi insomma è una cosa brutta per tutto lo sport abruzzese questo.